È commovente vedervi in tanti, qui, così entusiasti, così partecipi. È qualcosa che non si vive se non qui, se non con voi. E per questo vi ringrazio. Guardate, quando mi è stato chiesto di far parte del movimento e di dare il mio nome per la candidatura, non ho perso molto tempo a dire sì. E questo perché il Movimento 5 Stelle è l'unico movimento che parla di lotta alle mafie, lotta alla corruzione, lotta all'evasione. E quel che è peggio è che non parlare di lotta alle mafie significa rafforzare uno dei pilastri dell'operatività, dell'esistenza, della forza delle associazioni mafiose. Ma questo gli altri partiti politici lo sanno? Perché non ne parlano? Ma quei serbatoi di voti di cui di volta in volta parliamo e diciamo che è un pericolo, un rischio, bisogna aprire una barricata contro il voto mafioso. Ecco, il movimento ha questo. Non solo, ma nel parlare di mafie parla di rafforzamento dei controlli, di un rafforzamento delle verifiche per quanto riguarda il PNRR. Ed è questa una cosa che non è stata mai disposta, nel senso che ci siamo rifatti esclusivamente alla normativa quella esistente. Non si è pensata a delle disposizioni specifiche per il PNRR. Non solo, ma pensate che è solo il movimento che parla di mantenere determinate forme di contrasto, come in particolare il carcere duro. E guardate, quando si parla del carcere duro, si parla di quello strumento che consente allo Stato di impedire ai mafiosi, i capi, coloro che sono al vertice e che danno ancora disposizioni quando sono detenuti, di avere rapporti con l'esterno. Ebbene, cosa si chiede? Non soltanto mantenere in modo efficace questo meccanismo, ma in più creare nuove situazioni logistiche. L'edilizia penitenziaria non è mai stata portata avanti ed è quello che invece il Movimento 5 Stelle oggi chiede. Non solo, ma oggi il Movimento 5 Stelle parla del GOM, il gruppo operativo mobile della Polizia Penitenziaria, che ha una specializzazione, una professionalità senza pari, e di esso chiede il rafforzamento e la formazione, ma chiede tanti interventi. Il whistleblower, che è uno dei momenti più significativi per acquisire segnalazioni nell'ambito degli enti privati e pubblici. L'adeguamento alle direttive europee non è stato ancora fatto, nonostante il movimento lo chieda con forza. Non solo, ma pensiamo anche di poter adottare un meccanismo analogo per quanto riguarda le imprese, nel senso consentire in associazione di categorie di creare delle forme protette per acquisire informazioni. Ed ancora, guardate che l'unico partito, il Movimento 5 Stelle, cosa pensa nel proprio programma? Ha una disciplina sulle criptovalute. Ma chi pensa alla disciplina sulle criptovalute? Che è il canale attraverso il quale anche i mafiosi passano il loro denaro. Guardate come si è precisi nell'ambito dei programmi, ma quanti altri aspetti. Guardate la giustizia, e per la giustizia, poi chiudo perché i miei 3 minuti sono infatti terminati, e la giustizia, vi è una esigenza di interventi, ma oggi gli interventi li hanno fatti sul processo telematico, l'hanno fatto sulla semplificazione delle notificazioni, ma in che modo hanno creduto di poter semplificare? Non dando giustizia, chiudendo il processo perché la sentenza non interviene in tempo. Ma è questo che chiedeva l'Europa? Anche perché si dice l'Europa ci ha chiesto questo,
Ma non è questo che chiedeva l'Europa. L'Europa vuole investire anche in Italia, ma essendo protetta da una giustizia giusta, rapida, capace. Ed allora cosa ancora chiede? Poi chiudo. Il Movimento 5 Stelle chiede il rafforzamento degli organici del personale amministrativo, il rafforzamento dell'ufficio del processo, il rafforzamento dell'organico dei magistrati e quantomeno il riempimento. Addirittura siamo arrivati che 1.400 magistrati in meno ci sono nell'ambito dell'organico. Pensate, con dei carichi pendenti, dei procedimenti oramai che si sono accumulati negli anni, 1.400 magistrati in meno. Bene, tutto questo è quello che deve fare, ma molto di più, e solo per ragioni di tempo non vi dico il resto, ma guardate, sono felice di essere con voi. Grazie. Grazie. Ciao Federico. Siamo orgogliosi di averti.